Ti farei una domanda sul cibo e set cinematografici. Tu sei stato su tanti set, hai conosciuto tanti personaggi del cinema. Ti posso raccontare un Ecco, aneddoto sì. pittoresco, Ci speravo. e cioè quando girai l'episodio di un film in quattro episodi, però questa volta realizzati tutti e quattro da me. Il film si chiamava Le Belle Famiglie e uno dei protagonisti era, il protagonista di uno dei quattro episodi era Totò, che io non conoscevo, avevo conosciuto in quell'occasione. Avevo faticato un po' a convincerlo a fare il film, non perché non apprezzasse il copione, ma perché voleva essere remunerato più congruamente. Poi però riuscì a conquistarlo e poi diventammo amici, però ci davano del lei, io conoscendo le certe sue debolezze. Lo chiamavo principe e un giorno ci fu l'interruzione della solita interruzione, cosiddetta pausa mensa o pausa cestino, e giravamo negli esterni, agli esterni agli stabilimenti della RCA, che era una casa discografica, eccetera, quindi c'erano dei vialetti. E io, che ho l'abitudine di deambulare così, magari anche di parlare ad alta voce, cioè, a un certo punto, a una svolta, vidi che su un praticabile alto perlomeno 80 centimetri c'era un completino da campeggio dove troneggiava Totò, che aveva poltroncina pieghevole e altri mobili, e poi alle spalle una governante che gli porgeva delle legumiere, e io passandolo, incrociandolo col cestino, così un po' mi mortificai, pensando ora, dirà che sono un pezzente. Lui mi chiama: no, dottor Gregoretti, favorite, favorite, e mi fece sedere sul praticabile, praticamente alle sue ginocchia, sai, come gli angeli nei quadri delle Madonne Madonna. del Rinascimento. E quindi io stavo sotto, lui sopra, e a un certo punto la governante scoperchiò una legumiera fumante che conteneva dei peperoni. Peperoncini, quelli verdi napoletani, buono. Totò infilzò uno di questi peperoni e me lo porse dicendo: dottor Gregoretti, favorite un puparuolo? Io non c'avevo voglia di puparuolo, poi era agosto. Comunque mangiai il puparuolo manifestando grande apprezzamento, e dopodiché lui mi disse: dottor Gregoretti, diamoci del tu, e così siamo. Questo Quindi. dicevo delle pause cestino, è quella che ricordo di più. Il puparuolo era stata la tua iniziazione con Totò, Eh quindi. sì.